Zingaretti ha detto che appunto è un punto di riferimento fortissimo per i progressisti, le ha fatto più piacere, l'ha messa più in imbarazzo, l'ha più responsabilizzata, e quando lei parla di ampio fronte progressista antidestra, cos'è questo fronte progressista, prospettiva riformatrice? È un lessico ovviamente molto così abituale nel dibattito politico. Se proprio dovessi scegliere io delle variazioni lessicali, mi piacerebbe ragionare meglio. Oggi lo dicevo, scegliete voi poi come chiamare questa prospettiva. Vero è che secondo me c'è da lavorare in questo paese. Poi non lo faccio io, lo farà un altro assolutamente. Io adesso ho una responsabilità di governo, mi sto occupando di quello. Però è chiaro che mi piacerebbe molto se si creasse un'area innovatrice per lo sviluppo sostenibile. Un'area innovatrice per lo sviluppo sostenibile, un'area che sia inclusiva, che sia aperta, dove potrebbero trovare spazio anche forze come il Movimento 5 Stelle, che non ama la contrapposizione destra-sinistra, cioè un'area che non sia una camicia costrittiva, dove si può lavorare per un'Italia digitale, più verde, deburocratizzata. Vabbè, questo adesso è molto di moda, diciamo, l'Italia più verde, le politiche ambientali. Ma è il nostro futuro, se non ci impegniamo è il nostro futuro. Ecco, ma...